Ciao bambini, allora eccoci per una nuova lezione di storia. Ho visto i vostri test, quasi tutti, me ne mancano 4 o 5, ma devo dire che il lavoro che avete fatto è molto buono. Non vi preoccupate se siete dovuti andare a guardare dei concetti, state facendo un lavoro molto difficile, non siamo a scuola per cui possiamo chiarire tutti i vostri dubbi. Anche se io vi chiedo sempre di mandarmi i vostri dubbi, le vostre domande. Finora mi avete sempre detto che è tutto chiaro, per cui non ho potuto rispondere a nessuna domanda. Fatemelo comunque sapere se avete dei dubbi, non c'è problema, noi siamo qua per questo. Ovvio che voi avete un compito molto difficile. Cercare di studiare in questo modo non è molto semplice, per cui dovete fare uno sforzo in più, quindi quel lavoro che avete fatto va più che bene. Allora, per quanto riguarda invece la lezione di oggi, io non utilizzerò il libro perché il vostro libro non tratta di questa parte. Questa è una scheda integrativa che vi darò io, che allegherò a questo video. Se avete la possibilità di scaricarla e stamparla, fatelo, in modo che potete lavorarci. Altrimenti, mi spiace, ma dovete copiare questo testo. Il testo e l'esercizio, anche perché questa parte di esercizio delle crocette vi chiederò di farlo da soli. Mentre la parte della linea del tempo la vedremo insieme e poi insieme andremo a vedere una linea del tempo un po' più specifica che vi ho preparato io e che vi chiederò di invece ricopiare tutti sul quaderno. Allora, partiamo da dove siamo arrivati. Noi siamo arrivati a parlare del nostro Homo sapiens che aveva sviluppato determinate capacità, tra cui levigare la nostra pietra in maniera un po' più efficace, quindi creare degli oggetti più utili, come ad esempio anche l'arco e le frecce. Abbiamo visto che era utile per la caccia, piuttosto che lance, piuttosto che altre tipologie di utensili. Poi abbiamo visto i clan, quindi la suddivisione dei compiti all'interno dei clan. Le donne, i bambini, gli uomini avevano tutti dei compiti differenti. Abbiamo visto questa sorta di religione, quindi di culto dei morti e dei disegni, dei graffiti, delle pitture rupestri all'interno delle caverne. E adesso andiamo a vedere invece che cos'è questo mesolitico che vedete in questa scheda. Allora, il vostro libro riparte dal neolitico, ma in realtà tra il paleolitico e il neolitico c'è questa età di mezzo. Si chiama proprio mesolitico, assomiglia un po' all'età di mezzo, no? Che passa fra il paleolitico, quindi l'età della pietra antica, e il neolitico, cioè l'età della pietra nuova, no? Abbiamo sempre detto di analizzare bene le parole, no? Neo vuol dire proprio nuovo, neolitico, quindi l'età della pietra nuova. O levigata, perché levigata? Perché vedremo che nel neolitico si imparerà a lavorare meglio la pietra e arriveranno anche materiali differenti. Allora, torniamo al nostro mesolitico. Quindi abbiamo finito, diciamo, il nostro paleolitico e andiamo invece a vedere questa età di mezzo. Allora, ci dice circa 10.000 anni fa nel mesolitico, quindi già abbiamo una datazione ben precisa, circa 10.000 anni fa nel mesolitico, chiamato così perché fu un periodo di passaggio fra il paleolitico, non andiamo a sottolineare il significato né di uno né dell'altro perché già lo conoscete, e il neolitico che durò circa 2000 anni. Se durò circa 2000 anni vuol dire che da 10.000 dobbiamo andare indietro, perché vi ricordate che la datazione è decrescente, per cui 10.000, 9.000. Quindi, e 8.000, arriviamo a 8.000 anni fa. Il clima si fece sempre più mite e simile a quello attuale. Quindi sempre più mite vuol dire che dalle glaciazioni, da questo freddo intenso che c'era in questo periodo, nel periodo dell'Homo sapiens, incomincia a riscaldarsi. E questo darà un aspetto diverso alla Terra. Anche perché, come vediamo subito dopo, dice anche flora e fauna variarono. Noi abbiamo studiato in geografia, per esempio, che nei luoghi un po' più freddi, come per esempio la montagna, c'è un certo tipo di flora e di fauna. Quindi
cosa che invece è differente, per esempio, nelle zone più calde, nelle zone di pianura, lo vedremo nelle zone di, comunque quello che abbiamo visto in zone di collina. La stessa cosa succede in questo periodo, per cui da questo clima freddo dove c'erano praterie, quindi prati molto bassi, fredde, gelide, dove non potevano crescere piante enormi, adesso iniziano a svilupparsi invece delle foreste, quindi si sviluppano foreste. Nelle zone in cui c'era una leggera boscaglia, dei boschettini, sorsero le grandi praterie, cioè quelle grosse distese di prati. Le mandrie di renne, qui abbiamo visto i nostri animali grossi, le mandrie di renne, cavalli e buoi muscolari se ne andarono verso il nord. Mentre i grandi felini come la tigre dai denti a sciabola si estinsero, anche il mammut fu un altro animale che si estinse dopo questo periodo. In questo periodo alcuni gruppi umani si spostarono verso nord, seguendo le renne e i buoi muschiati, adattandosi a vivere in questo ambiente. Sempre l'adattamento è la cosa importante. Quindi alcuni degli uomini primitivi si spostarono e seguirono, come hanno sempre fatto, abbiamo visto, quindi erano ancora nomadi, e seguirono questi animali, mentre altri incominciarono a diventare sedentari. Questo è un termine che abbiamo visto, cioè cominciarono a stabilirsi in alcuni luoghi. Alcuni, infatti, ci dice, gruppi si spostarono nella zona delle praterie e dovettero procurarsi il cibo cacciando piccoli animali selvatici e intensificando la raccolta di semi di erbe selvatiche. Molluschi, pesci e tartarughe venivano catturati nelle zone vicino al mare o ai laghi. Quindi questo era un po' come vivevano. Andiamo a vedere la linea del tempo, indica il periodo del Mesolitico colorando i millenni corrispondenti. Abbiamo detto che siamo ai 10.000, partiamo da qui, dobbiamo farne 2.000, quindi 1 e 2, e arriviamo intorno all'8.000 circa. Bambini, parliamo sempre di date non precise, perché altrimenti non parleremmo di preistoria, ma di storia. Quindi circa 8.000 anni fa. Ok. Fatemi sapere se è chiaro questa parte, sono pochi i concetti da ricordare, però è fondamentale perché è una parte che ci aiuta a capire il passaggio al Neolitico, il perché non ci sono più, per esempio, i grossi felini, i grossi animali, perché non li troveremo più. Allora, completate questa parte con le crocette, le risposte le trovate nel testo e inviatemela. Poi prendete il quaderno e andiamo a copiate sul quaderno insieme questa linea del tempo. Allora, io ve la spiego, poi voi pian piano fermate l'immagine, la copiate, oppure magari ve la carico anche di modo che ce l'avete lì. Però mi raccomando, non stampatela, fatela voi perché vi aiuta man mano che la fate a capire i vari passaggi. Allora, ovviamente stiamo parlando di preistoria e la della sua linea del tempo. Allora, a colpo d'occhio. Questa parte colorata principale più grossa è la suddivisione, ok, della preistoria. Vedete che poi dopo inizia la storia e va avanti. Sopra a questa parte principale ho messo la datazione, che adesso andiamo a vedere nello specifico, e sotto invece l'evoluzione dell'uomo, con le varie datazioni che abbiamo già studiato. Nell'ultima parte invece ho inserito in maniera molto ancora molto più schematica il significato e la datazione. Allora, partiamo dalla prima parte, il Paleolitico, un periodo molto lungo, come vedete, rispetto al Mesolitico, che è cortissimo, e al Neolitico, che è un po' più lungo del Mesolitico, ma molto meno del Paleolitico. Anche perché qua partiamo da 3 milioni e mezzo di anni fa a 10.000 anni fa. Poi abbiamo quindi, come abbiamo visto adesso nella scheda, l'inizio del Mesolitico, 10.000 anni fa, circa, bambini, ricordatevi che non c'è mai una linea netta, ok? C'è un cambiamento, che questo cambiamento è proprio, tra l'altro, il nostro Mesolitico. Quindi da 10.000 anni fa a circa 8.000 anni fa, dove poi inizia invece il Neolitico, da 8.000 anni fa a 5.000 anni fa, e poi da 5.000 anni fa a oggi, l'inizio della storia, perché poi vedremo, studieremo il prossimo anno, che il primo documento scritto lo troveremo intorno a questa data.
Allora, quindi paleolitico molto più lungo, mesolitico un po' più corto, molto corto, neolitico un po' più lungo e mesolitico ma molto corto rispetto al paleolitico e poi la storia che va avanti fino ai giorni nostri. Anche perché anche noi stiamo facendo storia e quindi i vostri pronipoti studieranno la vostra storia. Allora, sotto questa parte principale di suddivisione, vi ho suddiviso, ancora se si vede qua c'è una linea matita, vi ho suddiviso ulteriormente le varie parti del Paleolitico. Quindi nel Paleolitico abbiamo studiato l'Australopiteco 3 milioni e mezzo di anni fa, l'Homo habilis 2 milioni e mezzo di anni fa, l'Homo erectus 1 milione e mezzo di anni fa. Come vedete, queste due sono simili a 8 quadretti, mentre questa è un po' più lunga, perché l'Homo erectus, infatti, vediamo che poi arriva fino a 300.000 anni fa, dopo inizia lo sviluppo dell'Homo sapiens e dell'Homo di Neanderthal. Quindi 300.000 anni fa l'Homo di Neanderthal, l'Homo sapiens 100.000 anni fa. Sappiamo anche che queste due tipologie, oh mamma mia, di uomo hanno convissuto per un certo periodo. E dopodiché, dal Mesolitico in avanti, troveremo la dicitura Homo sapiens, Homo sapiens sapiens. Attenzione, perché? Perché inizia a ragionare ancora di più, per cui vedremo dall'allevamento e l'agricoltura, vedremo uno sviluppo sempre più veloce delle capacità dell'uomo. Alcuni libri riportano solo Sapiens, alcuni libri riportano Sapiens Sapiens, ma stiamo sempre parlando di noi, bambini, quindi non c'è niente di strano. Qua sotto, come vi dicevo, vi ho inserito Paleolitico, il significato, età della pietra antica e la datazione, 3,5 milioni di anni fa fino a 10.000 anni fa. Mesolitico, periodo di mezzo fra Paleolitico e Neolitico, 10.000-8.000 anni fa. Neolitico, età della pietra nuova o levigata, quindi lavorata, 8.000-5.000 anni fa. Io direi che ci fermiamo qui perché è già tanto ricordare questa parte. Io vorrei che avessi veramente ben chiaro questa parte, soprattutto della linea del tempo e del Mesolitico, che cos'è, almeno sapere se lo trovate di cosa stiamo parlando. Se avete domande, come sempre, fatemele nel prossimo video, io vi risponderò. Poi vi allegherò insieme a questo video anche un lavoro di arte, immagine e storia, quindi vedrete come riprodurre una sorta di pittura rupestre in casa. Sarebbe stato bello farlo a scuola, ma purtroppo, bambini, visto che non è possibile, provateci. Ci sono due opzioni. Poi mandatemi, mi raccomando, i vostri disegni che farò una bella raccolta da pubblicare poi sul nostro blog. Vi auguro un buon fine settimana a voi e alle vostre famiglie. Un abbraccio a tutti quanti.